E rieccoci, buongiorno, buonasera o buonanotte a seconda di quando starete guardando questa terza puntata del progetto Cronache dalla Quercia, ovvero cosa succede nel mondo, perché succedono tante cose e non solo quelle che ci vengono propinate dalla TV, dalle radio, anche imposte, voglio dire, in un certo senso. Ci sono tante cose che possiamo più che vedere, notare, che magari sono solo nostre. Siamo qui ancora oggi per la terza puntata, appunto, con Fabio Fasulo. Fabio Fasulo è anche il nome del tuo canale YouTube, ricordiamolo, si chiama proprio così, nome e cognome, giustamente. Ok, e siamo, l'ho detto, dico per la terza volta, ma giusto per simpatia, alla terza puntata ancora, di Road to 40, la via degli dèi da Bologna a Firenze a spasso con il tempo. Road to 40 perché Fabio dovete sapere che, e ce lo racconta anche nella prima e nella seconda puntata, ha compiuto gli anni, 40 anni, a fine agosto dell'anno scorso, del 2020, e ha voluto, tra virgolette, festeggiarlo tra gioie e dolori, intimità e altre cose di cui scoprirete il senso nelle due puntate precedenti. E ho voluto festeggiarlo proprio camminando, andando verso. E oggi ci siamo proprio perché il titolo è appunto Si parte. Nella prima puntata abbiamo così raccontato un po' quello che succede prima di partire per un viaggio. Nella seconda, se condividerlo o meno, perché può anche essere un'esperienza che uno vuole tenere per sé, un po' egoisticamente anche, ma non c'è niente di male. La terza invece ci siamo, ecco, quindi abbiamo le scarpe giuste, abbiamo, caro Fabio, l'umore giusto, siamo allenati, dico siamo, plurale maiestatis, quindi sei Certo. allenato, hai tutto quello che ti serve, attrezzature leggere anche per fare video, l'umore è alto, la bandiera è irta e si parte. Cosa succede? Il primo passo. Cosa è successo? È Allora, quello da... Vai, Fabio. questa è una cosa carina perché ovviamente non c'è nel video e che anche soltanto ricordandolo mi fa ridere perché, e forse ti ricordi anche, io sono sempre un po' debole con la gola e quindi cerco sempre di coprirmi con pasmine, sciarpe, eccetera. E ovviamente avevo il mio girocollo professionale, eccetera, eccetera, che ovviamente ho dimenticato a casa. E io ero un bivio perché dovevo prendere il treno, che ovviamente sono partito da casa a piedi per andare in stazione, quindi me li sono guadagnati tutti questi passi, però ho detto se torno a casa a prendere il girocollo perdo il treno. E quindi la prima sfida è partita così, nel senso che ho detto vado senza, e ovviamente non ho avuto nessun problema di mal di gola, eccetera, eravamo anche ad agosto, però per carità. E quindi la prima sfida è stata quella, fa prendere una decisione per me importantissima. Quindi insomma, il viaggio è partito già con un piccolo fastidio o timore, che però appunto si è rivelato poi infondato, fortunatamente. Comunque sì, primo passo è stato quello da casa, e quindi ovviamente le ci sono fai, no? I giochi sono fatti, quindi ti tocca partire. Tanta adrenalina, si è dormito poco ovviamente, magari i pensieri, ho preso tutto, non ho preso tutto, infatti non avevo preso tutto, però insomma è stato bello perché, lo dico anche nella prima puntata, la mia paura era anche quella appunto di viaggiare da solo, mi perdo, non mi perdo, e io sono salito in treno e ho già visto un ragazzo con lo zaino e tutto, il tappetino, la tenda, ho detto secondo me questo qui fa la via delle idee. Infatti gli ho chiesto: ma fai la via delle idee? Sì. E la cosa bella è lui era l'opposto di quello che ho fatto io. Io mesi di preparazione, informandomi, eccetera, lui ha deciso di fare la via delle idee il giorno prima. Cioè, il giorno prima lui è andato in uno store famoso che sappiamo tutti, ha comprato tutto quello che doveva comprare. Ed era lì col cellulare che stava cercando di capire che strada prendere da Bologna verso Firenze, quindi completamente l'opposto
di quello che ho fatto io, ero un ragazzo giovane, abbiamo fatto questo tragitto fino a San Luca, poi lui era molto giovane, quindi con un fisico diverso dal mio e non l'ho più visto, però insomma spero sia arrivato e mi ha fatto piacere comunque che questo incontro di una persona con una preparazione completamente diversa dalla mia, ovvero una non preparazione assolutamente. Sembra più una fuga degli dèi, cioè più che la via degli dèi, cioè questo qua non ne poteva più. No, ma lo salutiamo, come si chiama di nome, per l'amor di Dio? Allora, non me lo ricordo purtroppo, perché è un nome straniero, però c'è nel video e lì il nome c'è e spero, chissà, non so neanche se poi si sia visto, chissà, perché poi ho perso completamente le tracce. L'unica cosa è lui non sapeva neanche della credenziale, che non è obbligatorio averla, però esiste questa credenziale che non è altro che un documento che attesta che hai fatto la via degli dèi, che tu devi comunque compilare con dei timbri che vengono rilasciati dalle strutture dove vai a dormire o magari bar, ristoranti. E io ne avevo due e quindi gli ho donato una delle mie due credenziali in modo tale che potesse comunque documentare il fatto che ha fatto la via delle idee, almeno spero sia arrivato fino a Firenze, ma direi assolutamente di sì. Ma glielo auguriamo assolutamente. In ogni caso non vi siete più visti, quindi non ci siamo più visti. Dopo San Luca lui aveva un passo diverso dal mio assolutamente, ma va bene così, lo dico anche. Certo. Via, tu parlavi del primo passo, la cosa bella del camminare, che non è una gara, non è una competizione, anzi c'è tanta solidarietà e c'è chi la fa appunto in tre tappe, in quattro, in cinque, in sei tappe, ma la cosa bella che accomuna è il fatto di voler arrivare a Firenze, no? C'è questa mission comune, poi puoi farla in quattro ore, in sei ore la tappa, in otto, non c'è assolutamente problema. La cosa bella, come dicevi tu nella scorsa puntata, è il fatto che magari ci si rincontra più avanti, ti ritrovi nello stesso albergo, quindi è molto bello il fatto poi di riaggiornarci, perché fondamentalmente quando tu parti un giorno, alla fine tutto questo gruppo che parte quel giorno lo ritrovi più o meno sempre nelle varie tappe, quindi per quelle sei tappe, cinque tappe a seconda di come ti organizzi, c'è questa grossa famiglia, no? Si forma questa famiglia fatta di persone sconosciute, ma sono la tua famiglia che fa questo tragitto con te. E quindi è bellissima come sensazione, perché ti apri, parli con persone magari completamente diverse da te, con approcci diversi, ma che hanno uno scopo comune, no? Arrivare a Firenze. Sì, sì, guarda, infatti lo ricordavi anche nella puntata precedente, la seconda, che se non l'avete vista vi invitiamo ad andarla a vedere assolutamente. Quando si è spinti insieme a qualcun altro, che può essere un'altra persona o altre 10, 100, 1000, da un desiderio comune, che magari è diverso da un obiettivo, chiamiamolo desiderio per il momento, beh, è ovvio che cioè, ti vedi da lontano e ti sorridi e dici, cioè, anche tu, sì, anch'io, certo, certamente. Cioè, ci sono un sacco di cose che dai per scontate, cose che magari nella vita, tra virgolette, di città, ma anche della città mentale, piena di mura, di spigoli, no, dei due, a parere mio, la città tende ad inghiottirti, no? Mentre il bosco, poi adesso ci arriviamo anche, probabilmente tende ad aprirti invece, ad aprirti a quello che tu nella prima puntata hai chiamato natura, sì. E che abbiamo anche nominato sotto forma di ciccia, di gambe, anche di respiro, ma anche agli altri ovviamente, no? Ad essere simili a noi, con due gambe e due braccia, che però hanno questo desiderio assolutamente identico al nostro che stiamo affrontando. Fabio, ti leggo una brevissima poesia di Luigi Nacci e poi magari la commentiamo insieme oppure la lasciamo anche lì, andiamo avanti con il nostro racconto di Road to 40. Luigi Nacci dà versi per la viandanza che verrà, ed è un inedito. E dice così: se tutto ti trattiene, parti, riempi di ombre lo zaino, lascia il tuo nome sull'uscio, entra raggiante nel giorno,
avanza come un bisonte, riposa come una roccia, rispetta il passo dell'ultimo, resta in ciò che dura. Io la trovo bellissima, davvero, molto, bellissima. Molto bella, davvero molto, molto bella. Con Lupo Contadino ci siamo già occupati di cammini, di viandanza. Abbiamo, se cercate nel canale YouTube o anche su Spreaker con la radio, abbiamo fatto un paio sicuramente, almeno due interviste che parlano dei cammini. E ci si sono aperti dei mondi, assolutamente dei mondi, dei mondi, dei mondi. Quindi si parte, è una decisione che va presa, cioè si parte, dico, abbiamo messo questo punto esclamativo dopo il parte, va presa questa decisione, non è che puoi essere timido, cioè, poi adesso te lo chiedo anche, no? Perché tu l'hai meditato a febbraio di partire ad agosto, ok? Però magari hai avuto dei ripensamenti, vado, non vado, uffa, che palle, ama se poi, ama poi, appunto, mi perdo, mal di gola, che ne so. E invece no, è una decisione, forse, come dicevamo l'altra volta, intima, che una volta presa non si può tornare indietro. C'è stata anche in te e anche in altri, magari, che vogliono fare questa decisione. Voglio dire... imperativa in un certo senso, cioè si fa, vado, non è che il cammino non è, cioè non sei al ristorante che poi, ah no, preferisco le tagliatelle invece dei tortellini, è uguale, no, è una decisione talmente intima che probabilmente una volta presa, succeda quel che succeda e si parte. Cosa ne pensi un po' di questo aspetto qua? Guarda, ti dico, col passare dei mesi, forse la paura più grossa era quella magari di una possibile chiusura di lockdown, quindi non dovuto magari a decisioni mie. Per il resto invece ero molto sereno e tante paure erano comunque scomparse. Sarà perché mi ero preparato, avevo fatto altri cammini con esperienze molto belle come... una parte delle foreste casentinesi e con quello che è stato chiamato un cammino inclusivo. Ne parlo, apro questa parentesi, perché secondo me è stato molto importante, visto che comunque parliamo di cammini anche da un punto di vista non tecnico ma intimo. Ho fatto questo cammino con questa associazione che si chiama Noisy Vision, un cammino inclusivo, in cui era un gruppo di persone ipovedenti, non vedenti, che mi è servito molto ad affrontare delle paure, ma soprattutto per riscoprirmi un po' uno spirito di squadra. E il loro motto è quello che in montagna siamo tutti uguali, ed è così, assolutamente, perché ognuno ha un proprio limite, come per esempio può essere il mio, quello che magari soffro tanto nelle ginocchia in discesa, magari per un ipovedente può essere quello di stare più attenti a dove metti il piede, o magari il non vedente di fidarsi di una persona che lo accompagna. Quindi è stata un'esperienza importante che ho fatto a fine luglio, inizio agosto, e quindi che mi ha preparato anche con il peso fisico dello zaino per la prima volta e fare un cammino di più giorni, perché prima di quell'esperienza ho sempre fatto dei cammini di una giornata. E quindi sì, ero molto tranquillo, molto sereno, molto, molto preparato, e come hai detto tu, quello che mi aspetta lo prendo, assolutamente, lo accolgo, l'ho detto anche nel video, ovvero quello che accade va bene, cose positive, cose meno positive, va bene tutto, fa parte del racconto, fa parte di questa storia, di questa esperienza, quindi ero molto tranquillo, sì, assolutamente. E infatti, a proposito del si parte, io credo che non ci sia nessuno che si sia pentito di aver fatto qualsiasi cammino, più o meno impegnativo, più o meno faticoso, voglio dire, dalla via degli di 6 giorni al mese magari che ci vuole a fare il cammino di Santiago, ma perlomeno io ne ho conosciuti tanti, non ho mai conosciuto nessuno che avesse detto, ah no, per l'amor di Dio, se sapevo così non l'avrei fatto, no, assolutamente. Tanti dicono, mi sono fatto un culo così, cioè non ne potevo più, a un certo punto mollavo, però poi alla fine il premio, che magari non è solo la meta, no?
il viaggio stesso, come dicono gli orientali, è anche stesso. Cioè, probabilmente il premio proprio ti viene dato secondo per secondo, attimo dopo attimo, no? E infatti il titolo l'abbiamo messo sopra a spasso con il tempo e non nel tempo, come se ti tenesse la mano, come se ogni minuto ci fosse un nuovo omaggio, un nuovo regalo che magari sei tu stesso, no? Sì, sì, sì. No, è esattamente così. Tra l'altro, magari così, ipotizzando come sarebbe stata l'esperienza, pensavo che avrei avuto più momenti, perché l'idea era anche quella, no? Di riflettere un po' sui 40 anni passati e capire un po' come affrontare i nuovi 40 anni. Quello non c'è stato, perché ero completamente immerso nell'esperienza, e quindi insomma affrontavo veramente il passo dopo passo come se fosse un ritmo, no? E come se fossi comunque nato per quello scopo, che poi è vero, nel senso alla fine ti riappropri di stimoli, di sensazioni forse ancestrali che abbiamo innati, no? Il fatto del contatto con la natura, del movimento, no? Dello spostarsi, dell'arrivare a un traguardo, che comunque mi completava, quindi non avevo bisogno di ascoltare musica, cosa che non ho mai fatto ovviamente, ma non mi ero neanche preparato a quello, non avevo le cuffiette assolutamente, no, quello non c'è mai stato. Perché mi bastava così, quello che vedevo, quello che percepivo, quelle sensazioni. E quindi... Scusami, avere le cuffiette sarebbe un sacrilegio nei confronti proprio dei suoni a 360 gradi, come fossimo in una sfera, no? Che ti accompagna in mezzo al verde, ma ci sono, a parte gli uccellini, ma ci sono appunto il rumore delle foglie, del vento, c'è un sacco di cose. Per carità, cioè togliersi questo senso per ascoltare, magari anche Mozart, per l'amor di Dio, non dico del brutto rap, ecco, io odio il rap, no, sto scherzando, voglio dire, anche bella musica, però sarebbe comunque tagliare troppo, no, nel senso, diciamo questa cosa qua, perché anche quelli che vanno in bici con le cuffiette io non capisco perché, magari in città, però è anche pericoloso comunque, se non senti un clacson può essere anche pericoloso. Scusami, stavi dicendo? No, è giusto quello che dici, io non ho mai pensato comunque, cioè io posso capire quelli che lo fanno per magari darsi uno stimolo in più quando sono magari stanchi o meno, ma nel mio caso insomma volevo veramente accogliere tutto, no? con tutti i sensi, quindi non c'è stato assolutamente quell'idea di portarmi della musica o qualcosa, insomma. Quindi prima tappa, primo passo, prima tappa importante, perché mi ha messo già subito a dura prova, no? su quelle che erano le difficoltà anche fisiche, però sicuramente l'energia che mi ha dato quella prima tappa, ma anche i contatti umani, no? Che ci sono stati subito, mi hanno fatto benissimo, era una sensazione genuina, sicuramente genuina, cioè... Ecco, quello che posso dire come termine è proprio quello, insomma, semplice, pura. Quindi è stato subito una prima giornata bella, un bellissimo ricordo, nonostante comunque la fatica, perché è stata una tappa con tanto caldo, con già problemi fisici e una meta che non arrivava mai, assolutamente mai. Però, bello, insomma... tantissime belle vibrazioni, quindi sì, come dici tu, pentimenti o meno, no, assolutamente, cioè ormai ero in gioco e quindi è tutta salita, si va. A proposito, di contatti umani, se ti va di parlare, cioè nel senso, ho conosciuto Jessica, ho conosciuto, racconta un po' anche questi aspetti. Diamo qualche piccola sì, non li ha ancora visti. Guarda, diciamo che nella prima tappa le famose Charlie's Angels sono arrivate con la seconda, questo trio di amiche, tra l'altro bellissima la loro scelta di fare questa via, perché loro, se non sbaglio, sono amiche dei tempi dell'università, poi
chi si sposa, chi prende altre strade, non vivono neanche tutte nella stessa città, quindi magari era più un'amicizia non meno di presenza, ma più telefonico meno. Quindi uno di loro ha deciso di fare la via e ha detto facciamolo assieme, no? Mi ricordo che mi avevano letto i messaggi di risposta dicendo guarda, bellissima idea, ma secondo me non ce la posso fare, non ho il tempo, meno invece poi ce l'hanno fatta fortunatamente e quindi quella è stata sicuramente una bella testimonianza di amicizia, no? Che si prolunga nel tempo, quindi un bel trio assolutamente. Poi sicuramente voglio ricordare Antonio, che è stato un ragazzo che ho incontrato alla partenza di Modena, anche lui lui era sullo stesso treno, ma l'ho visto in Piazza Maggiore, una persona molto preparata che mi ha dato tanta sicurezza e mi ha aiutato veramente tanto anche come sostegno morale nel fare questi passi assieme e sicuramente ti posso dire che senza sarebbe stato una prima tappa molto più impegnativa. Quindi poi in un video lo dico anche che in compagnia i chilometri si dimezzano e secondo me è vero. Sì. L'avete fatta tutta insieme l'avete fatta con Antonio? No. Assolutamente, con Antonio ci siamo persi addirittura già nella quarta, abbiamo fatto le prime tre tappe assieme, poi lui aveva, perché alla fine poi ognuno organizza anche le tappe, le distanze in modo alle proprie esigenze, lui la finiva in cinque tappe e poi doveva prendere subito un autobus, quindi da metà in poi diciamo che lui faceva qualche chilometro in più per poi allungare alla quinta tappa facendo questa quinta tappa molto più lunga per arrivare a Firenze e quindi sì, le prime tre tappe abbiamo fatto assieme, poi ci siamo comunque rivisti a Modena e adesso abbiamo una chat, si chiama La Via degli Dei ovviamente, certo. Tutto questo gruppetto e si spera di organizzare una rimpatriata. Assolutamente, loro stanno vivendo con me l'esperienza di questi video ed è bello perché ovviamente è il mio racconto, però è anche il loro racconto, comunque una parte, insomma se il mio racconto è questo è anche grazie a loro, no? La loro influenza e quindi mi fa piacere quando dicono grazie perché ci hai fatto rivivere questi momenti, è bello insomma, vuol dire che comunque è un racconto personale ma anche collettivo, no? E poi racchiude anche un po' il senso dell'esperienza. Certo. Guarda, sì, ho voluto spingere un po' invitandoti a parlare di incontri e di collettività, proprio perché il titolo della quarta puntata, la prossima che faremo, Sono io il mio viaggio. Ecco, quindi entreremo sicuramente in una condizione più personale, più intima, come abbiamo già accennato, ma ancora di più. Ecco, quindi il mio impegno sarà proprio nel capire se, diciamo, la via degli dei, in questo caso, è già presente, no? È già presente addirittura prima di farla con le gambe, è come se un percorso si fosse già concluso, ma che devi magari solo manifestare. Ma magari ne parliamo la prossima volta di questo aspetto molto, molto personale. Ok, Fabio? Assolutamente sì. Siamo meravigliosi, guarda, soprattutto tu, devo dire. Bene, dai, ricordiamo a tutti il link in descrizione per chi vuole vedere la playlist con i sei video, le sei tappe di Road to 40. E noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video e con Fabio Fasulo. Ok? Ciao! Alla prossima, vi lasciamo con le mie amate formiche che ormai mi mancano tantissimo. A presto! Potremmo stare qui un minuto a guardare queste formiche che fanno. Per esempio, prendiamone una. Non so, questa. Uh-huh. Vediamo un po' che fa. Allora, lì, vediamo. Gira, sembra un po' a caso, non sa dove deve andare. Poi va giù, poi va su. Adesso pare che abbia deciso. Uh-huh. Un buco. No, non le interessa. Gira attorno al buco. Io l'ho persa. Ecco. Ah, quella? Okay. Questa qua.
ecco, adesso è andato lì nel buco a farsi i cazzi suoi, probabilmente. Sai che le formiche si scambiano informazioni toccandosi attraverso i feromoni. Ma istantanea proprio. Sì.